Riccio. E Sticcio. E siamo qui per servirla. I vostri nomi veri? Maurizio Semelari. E Diego Casaris. E siamo qui per servirvi. Il tuo ruolo nello spettacolo? Alice. Ma secondo voi chi sono io? Una regina di picche? No, qua i picche non li do. La regina di fiori? No, direi che insomma troppo romantico, così questa cosa del prato, dei fiori. La regina di quadri? No, tutta molto razionale. Ma sono la regina di cuori, eh? Riccio! E Sticcio! E siamo qui per servirvi. Raccontaci in breve il tuo percorso artistico. Allora, io comincio a livello teatrale da Giulietta Romeo di Riccardo Cocciante, dove ho interpretato Giulietta, quindi nel 2007. Poi ho continuato a studiare e ho continuato sempre a cantare, anche in un quintetto jazz. Poi ho fatto un altro spettacolo che è il Loki The Show nel 2009-2010 col MAS di Milano e poi sono arrivata qui ad Alice. Insomma, il percorso artistico è abbastanza poliedrico e insomma, nasce alla fine degli anni Ottanta. Io sono nata come cantante, quindi ho davvero fatto tutto quello che era possibile nel mondo della discografia. Ho lavorato con numerosi artisti all'inizio della mia carriera come vocalist, da Celentano a Eros Ramazzotti, a Ornella Vanoni, a Mogol, per poi calcare la discografia. Nel 2000 è uscito un mio disco da solista e poi la grande avventura ovviamente con Sanremo e Mattia Bazzar per quasi 6 anni in giro per il mondo. Poi ho militato sempre parallelamente anche nel musical e posso ricordarvi delle bellissime esperienze come Rent, della versione italiana di Nicoletta Mantovani e del compianto maestro Pavarotti, e Pinocchio con i miei amici Pooh, e poi adesso con il grande musical di Alice nel Paese delle Meraviglie. Come sei arrivata nel Paese delle Meraviglie? Inseguendo il coniglio nella sua tana. Ho fatto dei provini su parte, io sono una new entry, è il primo anno che faccio appunto Alice, che interpreto questo ruolo. Ho fatto questo provino su parte con Cristian Ginepro e Giovanni Maria Lori e sono stata scelta. Ci sono arrivata dalla volontà davvero di tornare al teatro, che mi mancava tantissimo, perché la discografia ti dà certe emozioni, però il teatro te ne dà altre, e mi mancava quel contatto continuativo e diretto con le tavole del palcoscenico del teatro, dove l'emozione vera e tangibile proprio riesce a abbracciare il calore umano e il cantare continuamente e recitare live. Perché sai, la televisione a volte è un pochino meno vera, e di conseguenza cercavo quella verità che amo tanto, perché amo l'arte che sia veramente tangibile e non sia qualcosa di rarefatto. E Cristian Ginepro, il regista, e l'amico Giovanni Maria Lori mi hanno cercato fortemente per questo ruolo. Ho fatto un provino su parte e è andato bene. Come siete arrivati nel Paese delle Meraviglie? Riccio! E Sticcio! No. Come siamo arrivati nel Paese delle Meraviglie? In realtà chiamata a sostituire un altro personaggio, un altro attore. Io arrivavo da un lavoro con Cristian Ginepro, sempre a Robin Hood del Musical, dopodiché continuare, da passare da Sherwood al Paese delle Meraviglie è stato un salto tramite una piccola audizione, però... Raccomandatissimo. Raccomandato, è andato benissimo, è stato fantastico. Molto bello il Paese delle Meraviglie, tanto quanto c'era. Una meraviglia! Che rapporto hai con il tuo personaggio? Allora, questo personaggio mi assomiglia molto in tante cose, soprattutto nella curiosità di questa ragazzina che vuole sempre sapere qualsiasi cosa. E poi lei è molto più logica, molto più precisa, io forse un po' leggermente di meno. Un rapporto di amore totale. Guarda, la regina di cuori è molto passionale, come Roberta Faccani, molto intensa, ironica come una grande parte del mio carattere, un lato molto molto che insomma gli amici conoscono di me, allo stesso tempo a volte irascibile come un pochino sono io nella vita. Cioè, c'è molto di Roberta e mi è stata data la grande opportunità di sviscerare drammaticità, ironia, irruenza, follia, tutto ciò che è possibile sviscerare in una dinamica umana. Di
conseguenza è divertente, è poliedrica, canta molto, quindi mi diverto a cantare queste musiche arzigogolate che il bravissimo Lori ha scritto su di me, pensando a me, e anche a recitare tantissimo, perché Cristian Ginepro mi ha dato carta bianca anche in questo, e quindi sono molto felice perché torno alla recitazione, che è un altro momento della mia vena artistica che amo tanto. Io con il mio e lui col suo, io col suo e lui col mio, no? Perché è un po' una diatriba, siccome siamo gemelli, no? In realtà gemelli diversi. Siamo gemelli diversi fuori ma uguali dentro. Il rapporto è bello perché penso che posso rispondere, insomma, anche per tutti e due, rappresenta un po' il nostro essere anche nella vita, noi siamo due bonaccioni nella vita, lo conosco da poco ma ho capito questo, e quindi i princessicci in realtà sono buonissimi, anche se sono degli evasi, però sono evasi perché la regina rossa, la regina di cuori, li fa incarcerare, ma sono i giullari della regina bianca, sono dei divertentoni, sono dei buffoni in tutti i sensi, e nella vita un po' ci rispecchia, quindi io mi trovo molto a mio agio. Oltre a questo dico che con pasticcio viene fuori tutto quello che sono le caratteristiche mie personali, l'essere distratto, l'essere molto distratto. Stavamo mettendo sotto una vecchietta. Venivamo qua, ragazzi, ero l'essere distratto, l'essere superficiale, e anche essere molto guardare il mondo con gli occhi di un bambino, la semplicità. Ecco, Stitch mi ha fatto ritrovare tutto questo, oltre che sostenere tutta la parte comica di uno spettacolo, un impegno non da poco e comunque di rilevanza importante. Insieme, no? Insieme, no, 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 certo, no. Questa cosa. Sostenere Maurizio, poi farà una cosa. Il momento più divertente dello spettacolo? Il momento più divertente? Ce ne sono tanti, in particolare quando sono con Pricio e Sticcio, che sono l'anima dello spettacolo. Ce ne sono tantissimi. Questo spettacolo è confezionato davvero per dare la possibilità a noi artisti on stage di divertirci tantissimo e quindi di emozionare e divertire anche il pubblico giovanissimo, dei piccini ma anche dei grandi. E ce ne sono tanti perché la regina ha dei momenti esilaranti in cui io davvero con i miei colleghi provo dei momenti di grande allegria, e c'è un attimo quando lei è in quella chaise-long, no? In quella specie di letto portatile che fa il suo monologo, e devo dire che con lo psichiatra ci divertiamo particolarmente quando parlo di com'ero da piccina, che tutti mi trattavano male e io oggi mi voglio vendicare, e lì è un momento che mi fa veramente molto ridere. Ah, il momento più divertente dello spettacolo, sai che non ci ho mai pensato perché mi diverto talmente tanto tutto lo spettacolo, però sicuramente il nostro pezzo. Assolutamente. Sì. Il nostro numero, che è in realtà uno show all'interno dello show, in cui possiamo appunto esprimerci canoramente, attorialmente, buffonescamente, addirittura con una piccolissima acrobazietta alla fine, quindi voglio dire, ci divertiamo tanto, siamo stupidi come pochi in quel pezzo, ma c'è, nel senso, è il personaggio che noi siamo sempre. È un numero che mi entusiasma invece sempre molto, è quello che chiamano il Bruco Flashback. Ah, è vero, Bruco Flashback, cioè il riassunto finale, la sinossi finale dello spettacolo, l'epilogo in cui Alice capisce di essere colei che stanno cercando all'interno del Paese delle Meraviglie. È una musica, è un momento molto decisivo, una musica assolutamente cinematografica, di una tensione, di una cattivante pazzesco. Invece tantissimo. Sempre troppo serio così. Sì, è vero. Ma smetti che c'è la telecamera, sì, te stesso. Ma io sono me stesso. Qual è invece il momento più difficile? Allora, il momento più difficile è forse il ritrovamento dell'infanzia da parte di Alice. Più che difficile, emozionante, direi, perché è un momento talmente toccante da farti vivere sul palco delle emozioni così forti da non riuscire magari a tenerle. Durante la prima, infatti, ho pianto come una fontana per tutto il tempo, anche in scena. Il momento più difficile è l'incontro con la fanciullezza e quindi l'incontro con Alice, l'incontro con l'anima, con l'amore, con la bontà, con la riscoperta dei valori. E non è poi così banale, perché in fondo la regina di cuori è una bambina mancata, è una donna alla quale è stata tolta la possibilità di essere bambina, ha avuto un'infanzia annegata, e per questo che vuole togliere a tutti la possibilità di essere fattibile, perché lei è invidiosa di questa infanzia, lei è tolta da piccina. E quando incontra Alice alla fine dello spettacolo,
riscopre questo cuore infranto, si accorge che tutto il suo castello di carte si sta rompendo in un attimo. Lì l'incontro con la fanciullezza, la scoperta della parte emotiva, della parte buona in lei, ti fa veramente piangere, ti fa veramente commuovere, ti fa riscoprire che dentro c'è un cuore che pulsa. Oh, allora, per me è una battuta maledetta, e dovete sapere che la generale l'ho detta così, la battuta sarebbe, volevamo costruire una miniatura in scala del famoso ponte di Brooklyn. Dunque, la generale ha detto, volevamo costruire una miniatura in scatola del famosissimo Brooklyn. È venuto così. E per me era, non riuscivo a masticarla, tant'è vero che alla prima, invece di dire il famoso ponte di Brooklyn in scala, ho detto, volevamo costruire una miniatura del ponte. Basta. Poi mi sono andato Brooke, perché altrimenti non entra lui con Lynn. Però insomma, questo è stato per me un momento difficile, ma in realtà forse i momenti più difficili sono... Ma... Per me è un cambio costume realmente, è un momento difficile, quindi non in scena, dietro, che arrivo sempre così al flashback. No, altri grossi no, mi divertono proprio tantissimo. La verità è che ci divertiamo, tanto, siamo proprio l'incarnazione del divertimento. Forse, ecco, cercare di ricordarsi tutto, perché... far muovere tutto lo spettacolo, muovere scenografie, vestirci con cambi d'abito pazzeschi, questi sono, è vero, noi muoviamo anche tante scenografie, facciamo dei piccoli movimenti in scena. Quello che ancora mi limita. Ecco, la cosa bella è quando cambiano appunto le scenografie, perché capita nei teatri che cambia la scenografia, quindi a un certo punto il periatto che dovrebbe girare non gira, per cui tu vai e fai... E poi ti ricordi che sei in scena, devi fare insomma d'arte. Ah, e poi c'è un gradone, e io in uno spettacolo sono caduto sui saluti, è bellissimo, perché andando indietro... Sì, c'è la pedana, dove... Ho fatto la mia bella figura lì, però era del personaggio, ci sta. Tre aggettivi per descrivere la tua interpretazione. Tre aggettivi... vediamo... Divertente, emozionante e... Divertente e emozionante. Guarda, parlare di se stessi è abbastanza difficile. Io spererei che lo facesse qualcun altro, perché dire com'è la mia interpretazione, ma direi appassionata sicuramente, molto fisica. Io lavoro duramente sul palco perché è un personaggio che vuole mobilità continua. Mi porto dietro anche un culone, come avevo detto l'altro anno alla rivista Musical, per 2 ore in scena, questo culone pesante, vi assicuro, con tutto questo vestito, questo popò di Roma addosso, la corona e quant'altro, quindi è molto fisico. E poi è pieno di spunti diversi di vocalità, sia recitate che cantate. Questo è per me divertente, perché non mi annoio mai un secondo in tutto lo spettacolo. Esilarante, perfetto, non lo so, vediamo, i tre aggettivi. Beh, sicuramente scoppiettante, questo senz'altro. Io direi, no? Folle. Anche? Folle. Quindi scoppiettante? Beh sì. Insomma. Esagerata. Vero. Esagerata. Bravo, esagerata, siamo esagerata. Proprio esagerati, è proprio tutto sopra le righe, più sopra. Se potessi scegliere, qual altro personaggio di Alice ti piacerebbe essere? Allora, se potessi scegliere, se avessi forse i lineamenti più da dura, mi piacerebbe non solo in Alice, ma magari anche in qualche altro spettacolo poter fare la cattiva per una volta, una cosa che mi piacerebbe tantissimo. Oddio, è una domanda interessantissima. Ma io amo, non mi è stato mai offerto ancora un ruolo dove io possa far vedere, oltre alla mia energia, che è spesso quella che insomma mi contraddistingue, perlomeno per gli altri, anche la parte più dolce, più tenera, più indifesa, più farfallina che in me, che è una parte del mio modo di esprimermi nella vita, e vorrei che un giorno potesse essere messa on stage. Quindi forse davvero piacerebbe affrontare un ruolo come Alice, no? Proprio il mio opposto. Oppure il ruolo di Alice che mi piace molto è quello del bruco, interpretato dal mio collega Marco D'Alberti, che stimo tantissimo, perché è un ruolo molto sofisticato.
delicato, molto impregnato di tutta una, come posso dire, un balance emotivo che mi piacerebbe poter portare in scena. Fare la parte a un travestì, perché no? Di un uomo, per esempio. Guarda, mi ha fatto venire un'idea, di un uomo. Questa domanda la adoro. Io il cappellaio vado. Io anche. Senza dubbio. No, sì. E tutta la follia del cappellaio deve viene espletata in quei 5 minuti di spettacolo che lui fa proprio suo, no? Cioè, sì, nel sì. Suo pezzo c'è tutto qua. È vero. Quindi ha soltanto quella disposizione. A me piacciono molto le sfide di uno spettacolo, che quella persona si ricordi, che le persone si ricordino di te nel momento stesso in cui sei in scena, anche soltanto per poco tempo, e che dicano: ma quando è che rientra Diego? Quello mi piace molto. È il cappellaio è in questo buzz. In questo buzz è un mostro. È un mostro. Grande buzz. Le cago. Hai un rito scaramantico prima di andare in scena? No, perché solitamente arrivo sempre lì di corsa che dico ok, tocca a me, devo andare dentro. Nessun rito scaramantico, io però siccome sono molto credente mi faccio un segno della croce e mi affido al buon Dio che mi aiuti a tirare fuori il meglio di me. A parte quello che facciamo con tutto il cast, quando facciamo il cosiddetta cerchio della merda, no? Ecco, invece di essere convenzionale abbiamo il nostro piccolo rito, che non sto qui a dire che rimane, deve rimanere nostro, se no non è più nostro. E poi niente, io e lui poi entra in scena, che praticamente entriamo mano nella mano, tipo ci gasiamo, guardandoci e perché, pompiamo l'adrenalina, no? Esatto, perché dobbiamo entrare e far esplodere un po' la situazione. Quindi... Io ho un pensiero, un piccolo crocifisso in canna di bambù e con una pallina d'ambra al centro che mi regalò un amico capovillaggio alla mia prima stagione, e mi disse: ti porterà fortuna. Speriamo, finora è andata molto bene. Yes. Che cos'è per te il Paese delle Meraviglie? Il Paese delle Meraviglie è un po' il parco giochi della mia fantasia, così come dovrebbe esserlo in ogni adulto, ed è anche un po' il messaggio dello spettacolo stesso, ovvero dove tutti quanti, anche da adulti, dovremmo conservare quel lato di fanciullesco, di bambini, che comunque col tempo a volte per la freneticità e per tutto il resto, per la vita, eccetera, perdiamo. Paese delle Meraviglie, Paese delle Meraviglie, tutte le volte che chiudo gli occhi e sogno, sono tanti i sogni della mia vita, la possibilità di crearmi spesso anche una vita parallela. E ti spiego, è bello vivere la realtà, è bello essere in questo mondo, però a volte ci si crea, noi artisti soprattutto, tutto un lavoro mentale di fantasia, quindi quando l'essere umano ha una passione, un sogno, una meta da raggiungere, lì sta il Paese delle Meraviglie. E poi dove c'è amore? Io su questo cambierei posizione. Così, tanto cos'è per noi? Per me è tutto ciò che non c'è al mondo, tutto ciò che non c'è in questo mondo reale, tutto ciò che può di cui ci si può identificare estraniandosi dalla realtà, però sapendo che alla fine c'è sempre un messaggio di fondo, che è la serenità verso i bambini, il bianco più bianco. Esatto, per me c'è tutta invece la possibilità che invece quello che è il Paese delle Meraviglie in realtà esiste, ma è quello che abbiamo paura di voler vedere, o di voler ricordarci che quando eravamo bambini vedevamo. Questa è una bella Questo cosa. È il Paese delle Meraviglie. È una cosa che c'è veramente nella nostra vita, solo che c'è fino a una certa età. Poi la società e questo mondo ci traviano completamente e quindi diventiamo improvvisamente seri, ma è così, e quindi dimentichiamo il Paese delle Meraviglie, che è quello che un bambino vive quando nasce, quando arriva in questo mondo, con tutte le sue fantasie, con tutto il suono di vedere, ma probabilmente lui vede cose che ci sono, a un certo punto della vita non vedi più perché diventi accecato da altro, ed è questo è quello che è il Paese delle Meraviglie, la cosa che c'è ma non vediamo più. Come ti trovi con i tuoi compagni d'avventura? Benissimo. Io appunto, come vi ho detto, sono appena entrata e nonostante li abbia conosciuti proprio in questi giorni, vedo che sono tutti veramente fantastici. Mi hanno accolto benissimo, a braccia aperte, mi hanno dato un forte supporto perché poi abbiamo riallestito lo spettacolo in pochissimo e quindi sono tutti una vera forza. Guarda, lo dicevo poc'anzi con i colleghi, io ho fatto tante esperienze, ho lavorato veramente con tutti, con i più grandi, ho avuto la grande fortuna di lavorare con musicisti anche internazionali,
di Mattia tanti anni, quindi questo cast è un cast di persone per bene, e questa è la cosa che in primis voglio sottolineare, cioè di belle persone, ci divertiamo, sono tutti ragazzi giovanissimi, spesso anche alle prime armi, a parte insomma i colleghi illustri che già calcolano le scene da molti anni, ma il comune denominatore è la tranquillità, l'allegria e la voglia di fare uno spettacolo che sia una macchina da guerra, cioè ognuno aiuta gli altri. Questo è molto importante in un cast, cioè si è degli individui, ognuno ha un personaggio in mano, ma sempre a favore del buon esito dello spettacolo e quindi all'integrazione l'un con l'altro. Allora, Radan, con lui male. Cioè, adesso stiamo facendo l'intervista, ma in realtà non ci parliamo qua. Volevo dire, non puoi dirla. Non posso dirlo. No, in realtà, con lui in particolar modo, io che sono una new entry, che sostituisco un altro attore, mi trovo, cioè, devo dirgli mille volte grazie perché mi ha aiutato tantissimo durante questi 7 giorni che abbiamo avuto di riallestimento. No, ha fatto tutto da solo, è stato velocissimo, ma fra l'altro è bravissimo perché apporta continuamente delle novità, sia in scena che fuori. Quindi E grazie a loro che me le fanno mettere, cioè, nel senso che mi danno la possibilità, perché sono ben aperti a, appunto, al progredire dello spettacolo, che secondo me è anche questo. E poi, con tutti gli altri non ho mai avuto nessun problema. Io devo dire, senza togliere nulla a nessuno, che è nata una bella intesa fra noi due, Buzz in particolar modo, anche con Tania, Tuccinarni. Però in realtà piano piano io sto conoscendo tutti quanti, devo dire che è un bellissimo, è bravissimo, e non perché sono di parte, ma la realtà, cast. Anche per no, assolutamente. Volevo soprattutto menzionare il nostro ensemble, che è una colonna portante dello spettacolo. La caratteristica di questo di Alice nel Paese della Meraviglia è proprio che non abbiamo un cast fatto di artisti cantanti, artisti ballerini, no, tutti quanti sono performer che quanto più possibile si avvicinano alla completezza. Sì. Ballerini che cantano e che hanno dei ruoli fissi, specifici. Recita. Come anche noi benissimo. Abbiamo poi i nostri ruoli di movimento e di danza. Due grandi lui ballerini. Soprattutto. Mi chiamava. Lui è un acrobata pazzesco. Col ginocchio rotto. Col ginocchio rotto. E fa miracoli. Vabbè. E invece volevo anche fare una menzione, non per. Scusate, la tosse è arrivata in ritardo d'immagine, ma ero io. Volevo menzionare Christian Ginepro, che è il nostro regista, che è una persona che ho conosciuto in questi giorni, l'avevo conosciuta tempo fa, ma ho imparato a conoscere in questi giorni ed è una persona molto molto disponibile, umana, che mette il rapporto comunque con i suoi ragazzi, che lui ci chiama suoi ragazzi in fin dei conti, lo mette assolutamente in primo piano più dell'aspetto lavorativo, e poi è secondo me un genio, ha fatto una regia bellissima di questo spettacolo, e non è facilissimo trovare in Italia musical con delle regie così curate, secondo me. Chi è? Questa l'ho messa lì. Grande Cri. Dici 3 buoni motivi per venire a teatro a vedervi. Allora, il primo motivo per venire a vederci è perché lo spettacolo è bellissimo, è fantastico, è coloratissimo, i bambini si divertono molto, e vengono proprio catturati dalla storia, ci sono molti momenti proprio coinvolgenti per loro, cioè tutto coloratissimo, e soprattutto anche gli adulti escono dal teatro con una grande emozione dentro. Guarda, la possibilità di passare 2 ore di grande serenità, allegria, divertimento, possibilità di piangere e di ridere. Guarda che oggi è importante poter avere 2 ore della propria giornata a disposizione di queste emozioni. Bella. 1, 2 e 3. 2, 3, che no, allora, dunque intanto... Ritornerete bambini. Esatto. Vi affaccerete un attimo a quel mondo che adesso non riusciamo più a vedere. E rischiate di perdere per sempre, quindi fate attenzione. E ogni tanto è bello tornare a ricordarsi certe cose. Sicuramente. Ci sono dei grandi interpreti. Assolutamente da non perdere. Grandi interpreti. Voci strepitose, interpreti bravissimi. Ripetiamo, anche un bellissimo ensemble. E poi, come dire, boh, fammi pensare. Vorrei dire una cavolata, ma non, nel senso una cosa che si dice, il teatro e cultura, beh, un po' è la verità, sì, nel senso, in Italia si vive poco questa cosa, quindi risvegliamo anche questa necessità dell'essere umano di andare
ad acculturarsi anche a teatro, perché sì, è intrattenimento, però l'intrattenimento lo fa tanto la televisione, lo fa tanto il cinema, a teatro si respira qualcosa di più, non si è, caso... è un po' più parte della, della cosa. Sì, non è il caso di andare a teatro a vedere Amleto e annoiarsi obbligatoriamente, ci sono un sacco di spettacoli come questo, un nostro family show concepito a 360 esatto. gradi che porta a teatro dai 9 ai 90 anni e non resterete delusi. E vi assicuro che c'è tanto, tanto, tanto da imparare. Di qualcosa alla Regina di Cuori. Allora, Regina, c'erano tutti a questa intervista, c'era il giornalista, c'era una signorina carinissima che faceva le domande, c'era la cinepresa, chaise longue, chaise tino, chaise puglio, bella sciacciona mia! Di qualcosa da Alice? Ti taglierò la testa! Dite qualcosa da Alice. Alice, smettila di andare avanti. E smettila di mangiare i funghi. Per trovare te stessa devi solo tornare indietro. Capito? Sì, te stessa. Allora, mando un grandissimo bacio e un abbraccio a tutti quanti i lettori di musical e agli spettatori di Central Park Channel e vi invito tutti quanti a teatro a vedere Alice nel Paese delle Meraviglie. Ciao! Carissimi chiamate del musical che siete sintonizzati sul channel Central Park, quindi andate su www.centralpark.com e tutti i lettori ovviamente della rivista Musical. Io sono Roberta Faccani, vi aspetto in Alice nel Paese delle Meraviglie, sono la Regina di Cuori, in tutti i teatri fino a metà aprile potete venire a vedere questo spettacolo per grandi e piccini, è un inno alla vita, un inno all'amore, un inno alle emozioni riscoperte della nostra fanciullezza. Io vi aspetto e vi mando tanti cuori. Allora, da parte di Priccio e Sticcio, un carissimo saluto agli amici lettori di Central Park e di Musical. Spettacolo, vi aspettiamo a teatro con Alice nel Paese delle Meraviglie. Ragazzi, siamo in giro in tutta Italia fino a metà aprile, toccheremo quasi tutte le città italiane, quindi Milano, Bologna, Roma, Mestre, Padova, andiamo anche in Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, facciamo tutto tranne la campagna non è, vabbè, quella è una cosa che... Un caso d'eccezione per tutti voi con tre bimbe fenomenali, è vero, due grandi Prince Sticcio, Buzz il cappellaio matto. Ah, c'è Buzz, ragazzi, non potete perdervi Buzz che fa il cappellaio matto, che non c'entra niente con Buzz, è fighissimo. Scoprirete un nuovo Buzz. Evviva Alice! Vi aspettiamo! Ciao! Ciao!